Eccomi, sono arrivata. Buongiorno, buon martedì. Quindi, aspettate che vengo in avanti. Quindi, tara, vi faccio vedere il mio smaltino. Devo finirlo perché l'ho fatto, ho avuto tempo di farlo solo a una mano sola. Quindi, adesso poi faccio anche l'altra. Quindi, unghie nuove significa grazie, grazie mille. Unghie nuove significa tutorial nuovo, quindi chissà che cosa ho in serbo per voi. È Pasqua, quindi vediamo se riesco a tirarvi fuori qualcosa per la Pasqua. Allora, no. Riccardo, io sto usando la mia pasta, che è la Supermod, è una pasta per mani da modeling, per mani normali calde. Abbiamo tre tipi di paste diverse a seconda del vostro calore delle mani, quindi la Flash Mod è quella per mani fredde, mentre la Super mani normali calde, oppure la Extreme Mod per chi ha mani molto calde, molto calde. No, non è vero, non siete banali, Antonella. Effettivamente io vi ho volutamente sviate, quindi non è del tutto colpa vostra. Però se mi conoscete un po' sapete che insomma proprio Frozen ce la posso fa. Ecco, ora voglio dire, con tutto faccio mostri, zombie, cattivi e voi mi parlate di Frozen. Allora, parliamo un po' delle mani. Quindi, cioè sì, delle mani. Vedete cosa ho fatto? Ho preso un pezzo di pasta di zucchero e ho cominciato ad appiattire la punta. Dopodiché col manico, brava Tiziana, qualcuno si avvicina. Col manico del pennello vado ad assottigliarmi ulteriormente la punta, ok? A questo punto cosa facciamo? Scusate, che ce l'ho qua, così evito, ecco, secondo me ci vedete anche meglio voi. Allora, prendiamo punta del coltello e andiamo a tagliare il pollice. Poi, nella restante pasta di zucchero, dividiamo a metà e poi di nuovo a metà. E abbiamo fatto le quattro dita, ok? Adesso voi mi direte: ma perché non hai creato prima il braccio? Io non creo prima il braccio perché, un po' come Riccardo, io ho il problema della mano calda. Quindi che cosa succede? Che se io mi creo prima il braccio e il polso, qui ho della pasta molto sottile. Quindi nel lavorarla la ammorbidisco troppo e poi ci mette troppo a riprendersi. Se invece lavoro con molta pasta di zucchero, ovviamente corro meno il rischio che si vada ad ammorbidire troppo, ok? Così. E comincio ad andare a dare una forma un pochino più rotonda alle dita. Ok, in questo modo. E così. Se il mignolino, come in questo caso, è venuto un po' troppo grosso rispetto alle altre, non faccio altro che tagliarlo. Stesso discorso per il pollice. Ok, così. È troppo, lo tagliamo in questo modo. Dopodiché, col pennello in caucciù, mettiamo che questa sia la mano sinistra, quindi il pollice, scusate, il pollice dovrà essere rivolto verso l'interno, ok? Quindi andiamo delicatamente a scavare il palmo e a portarci in avanti e cominciare a portarci, vedete come schiaccio così in avanti il pollice. Ok, in questo modo. Perfetto. Poi è sempre il solito discorso: che tipo di mano stiamo facendo? Cioè, è la mano di una signorina? È una mano, diciamo, più stilizzata? Perché comunque magari non stiamo facendo un lavoro prettamente, realistico. Quindi ogni cosa ovviamente ogni situazione va poi valutata, però vedete come aiutandomi col manico io sto andando man mano a sottigliare. Poi con il pennello, eccolo qua, da pittura, questa volta a punta tonda, non più a punta piatta come usavamo nel modeling viso
e nel modeling corpo vado a sistemarmi tra le dita, ok? In questo modo. Così io non so se voi riuscite a vederlo, qua si è creato automaticamente questo salsicciotto che abbiamo, va bene? Poi, sempre col pennellino da pittura, andiamo a creare delicatamente le nocche, così. Poi, più la mano ovviamente sarà bitorzoluta, ok? E più le andremo a, come si dice, a enfatizzare. Però, non volendo magari fare una cosa troppo caricatura, comunque troppo maschile, troppo rude anche, possiamo semplicemente accennarle queste nocche, ok? Così. Ci allunghiamo. Il pollice, vedete, quando io lo piego, ha questa forma, ok? Quando invece è rilasciato, va verso l'esterno, quindi interno, esterno. Qua dipende da che posizione vogliamo far assumere a questa mano, ok? Poi questa parte qua, se il pollice è verso l'interno, questa parte è praticamente dritta, non è bombata. Quindi, come vi dicevo prima, anche con l'aiuto piuttosto del manico, andiamo a scavare un po'. Dopodiché, continuiamo. A questo punto, noi possiamo cominciare a formare il polso. Ok, adesso comincia il caldo e cominciano mosche, moschini, moscerini, zanzarine. Che fastidio pazzesco. Ok, in questo modo. Ricordatevi sempre di guardarle anche di profilo, mi raccomando. E ricominciamo. Pian piano. Poi, se volete, per non scaldarlo troppo, perché poi i polpastrelli sono le parti più, anche la parte più calda, perché è quella con la quale lavoriamo, vi mettete a questo livello con la mano in giù e andate a schiacciare in questo modo. Ok? Pian piano. Così, attenzione a non far gonfiare troppo questa parte. Ok. Riprendiamo. Ovviamente è un po' un lavoro, tra virgolette, noioso, nel senso che essendo una parte molto piccola, se non state attente dove andate a schiacciare, andate a riprendere, cioè andate a rovinare dove avete appena fatto. Quindi è un po' un colpo, com'è che si dice? Un colpo al cerchio, un colpo alla botte, no? Dovete lavorare poco, poco per volta, ok? Ci rigiriamo e andiamo nuovamente a stringere in questo modo, ok? Così, qua tendiamo così, ok? E così, ok? Il profilo qua non ci piace molto perché è ancora un po' troppo gonfio, quindi tendiamo a cerchiamo di che è oggi? Ok, un pochino anche internamente, così, e questo è quanto. Una volta che avete fatto la mano, il mio consiglio è, a questo punto voi vi fermate, perché qui la pasta è sicuramente riscaldata e stressata. Quindi il mio consiglio è vi fermate, la lasciate riposare un pochino, dopodiché la riprendete e rifinite il braccio, ok? Ma siccome in questo momento il braccio non è ciò che vogliamo fare, io questa manina la prendo, la lascio comunque qua. Noi volendo questo, potevamo metterlo ancora più piegata, ok? In questo modo. Va bene? Poniamo il caso di volerne fare una invece un po' più
Tata Style, mettiamola così. Quindi questa qua è una manina dolce, delicata, stile Frozen, ecco, parliamoci chiaro, nel senso. Quindi ciò che non mi appartiene. Nell'ipotesi invece di voler fare una mano più maschile, una mano un po' più stile caricatura, possiamo partire anche da una base un po' più grossa. Il ragionamento in realtà non è che cambi molto. L'unica cosa che io faccio è lasciare un po' più spesso questa parte, perché dovendo far uscire poi diciamo le nocche, altrimenti diventa poi più difficile, ok? Quindi cosa facciamo? Il ragionamento è sempre lo stesso, quindi tagliamo, tagliamo, tagliamo e tagliamo. Ok, non è cambiato niente e al solito come prima, vedete, andiamo a girare il pollice verso l'interno. Ovviamente mi raccomando, state attenti a che mano state facendo, cioè non, che puntualmente anche a me succede, magari faccio due mani destre, due mani sinistre, insomma, capita più spesso di quanto possiate pensare. A volte mi aiuto proprio col mattarello, nel senso che appoggio la mano sul mattarello e la lavoro in questo modo, ok? Oppure se è un po' più piccola anche con il boltullo come vi dicevo prima, va bene? Quindi sempre solito discorso, quindi col pennello da pittura comincio a segnarmi le nocche, ok? Poi con il pennellino, questa volta in caucciù, vado a segnare bene qua. 1, 2 e 3, e allo stesso modo vado a schiacciare, a portare verso il basso, ok? In questo modo. Con il pennellino da pittura poi rifinisco così, ok? In questo modo. Adesso devo creare le nocche. A Ora. questo punto abbiamo creato le nocche, va bene? Dobbiamo andare a crearci le falangi, va bene? Quindi contiamo una e due tagli, quindi da dietro con un pennellino anche a scalpello noi possiamo cominciare a crearci i tagli per avere dei punti di riferimento. Quindi uno, ed è la prima linea, ricordiamo che così, così, con le mani fa così. Scusate, ma mia figlia mi attacca queste canzoncine, poi io che non sono del tutto normale ovviamente le sto dietro. Ok, allora abbiamo fatto il primo taglio a questa altezza, quindi riportiamocelo qua e con il pennellino da pittura andiamo ad creare la nocca, la prima nocca. Quindi così, ok, stesso discorso qua. Quindi, ok, prima parte l'abbiamo fatta. Ecco, se scaldate troppo, nulla vi vieta di aspettare un attimo e farlo come al solito in diversi step. Magari arrivate a questo punto, vi fermate, cominciate l'altra mano e ve le scambiate man mano che lavorate, ok? Ora, noi abbiamo schiacciato fino a un certo punto, saltiamo di netto. E andiamo a schiacciare oltre perché questa qua è la prima nocca, ok? Così. Facendo questo lavoro, ragazze, le mani, le dita, scusate, ovviamente si allungano. Per questo le ho lasciate più spesse, perché sennò diventano troppo sottili e poi non riusciamo più si spezzano, non sono più ovviamente lavorabili. Ora lasciamo che le dita si riprendano un attimo e cominciamo a lavorare sul pollice. Quindi ricordandoci che qua abbiamo i tendini, ecco, un po' di studio dell'anatomia umana, ragazze, non sarebbe malaccio, ok? Così, vedete come la sto scaldando la pasta? A parte che qua ci sono anche le luci, quindi sicuramente la pasta si scalda di più, però come l'abbiamo definita, esageriamo, cioè non vi preoccupate, ok? Quindi
dobbiamo esagerarla, poi con le sfumature ovviamente andremo a ulteriormente a enfatizzarle. Adesso andiamo avanti con le dita, perché se poi secca troppo invece è esattamente il contrario, e prepariamoci a fare la seconda nocca in questo modo. Ok, ora noi avevamo fatto i famosi tagli dietro, perché se volete possiamo anche mettere le dita in qualche posizione, quindi cosa ne so, tipo tac, qua lo andiamo a piegare così, ok? Stesso discorso lo facciamo con il medio, ok? Non so se riuscite a vederlo. Chiaramente ora la pasta è molto morbida perché è molto molla, l'abbiamo appena lavorata, quindi bisogna dargli un pochino il tempo di riprendersi dopo lo stress della nostra mano calda a contatto, ok? Se non bastasse, possiamo andare a creare, vediamoli un po', qua ne abbiamo una. Così, qua così, ok? E abbiamo fatto le. Ovviamente questa mano non va assolutamente bene, che è completamente sformata. A questo punto andiamo a cominciare a darle, cominciamo a darle una forma un pochino più decente. Quindi pian piano cominciamo a stringere a livello del polso, ok? Così, ok, vedete, sì, scusate, forse è uscito un attimo dall'inquadratura. Poi, se vogliamo avere questa posizione, con il pennellino in caucciù andiamo a stringere intorno al pollice. Il pollice lo dobbiamo, ecco, pizzicare in questo modo, continuare. Così, no, basta, dai, se no mi prendete per pazza. Ok, e ora pian piano, man mano che la pasta asciugherà, andremo a darle la forma che preferiamo. Ovviamente, se andiamo a vedere, non è che abbiamo fatto grosse, cioè, la modalità è la stessa. Una forma, no? Vedete, quando piego le dita, non le piego e basta, le pizzico, ok? In modo da andare a creare proprio la nocchetta, ok? Così. Oppure possiamo tenerla più su, insomma, possiamo fare quello che volete. Così, adesso questo qua magari lo piego, questo lo lascio, ecco, un po' più in su, in questo modo. 10. Allora, io vi saluto, vi auguro buona giornata. Ci vediamo domani alle 2, sempre qui. Vado a preparare il nuovo tutorial. Baci baci a tutti voi, grazie mille, buona giornata. Ciao.